conosce sosta, fuori un'instancabile e coraggiosa azione di opposizione consiliare e sociale portata avanti dal consigliere comunale Domenico Savio nell'ultima seduta del civico consesso, dove come al solito ripetuti sono stati gli scontri tra Savio e i componenti della maggioranza guidata dal sindaco Francesco Del Deo, è stato approvato il bilancio consuntivo del 2014, un consuntivo che non corrisponde alle esigenze di rinascita del paese, il quale langue nelle condizioni sociali arretrate che tutti conoscono, con i camion della spazzatura in bella mostra sul piazzale delle Pietre Rosse, la spiaggia di Cava dell'Isola ancora chiusa, con il paese sporco e le strade pericolosamente dissestate e la gestione del porto che dovrebbe essere la fonte di ricchezza del nostro comune che è in passivo. E tutto questo mentre il debito complessivo del comune di Forio si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. L'amministrazione comunale continua ad assumere mutui per abbattere le case di necessità, le case della povera gente. La cosa anomala è determinata dal fatto che ancora una volta il bilancio consuntivo è stato approvato dall'amministrazione in carica nonostante sia stato respinto dal Collegio dei Revisori dei Conti. Ed è anche per questo motivo che Domenico Savio ha annunciato in merito una denuncia che presenterà alla Procura della Repubblica e della Corte dei Conti e al Presidente dell'Autorità Anticorruzione, dottor Cantone. Una situazione disastrosa. Ma non lo diciamo solo noi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha letteralmente respinto questo bilancio. Possiamo dire l'ha proprio strappato. In questa situazione due sono le cose. O hanno ragione i revisori dei conti, oppure l'amministrazione comunale col terzo settore finanziario. Noi non siamo proprio degli esperti in materia finanziaria ed è per questo che nei prossimi giorni il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista assumerà un'iniziativa nei confronti della Procura della Corte dei Conti regionale della Campania, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, informandone il prefetto e lo stesso collegio dei revisori dei conti, perché si faccia chiarezza su questi bilanci, perché oltre al consuntivo del 2014 sono stati pure i precedenti bocciati dai revisori dei conti, affinché queste autorità intervengano, controllino, verifichino se la gestione contabile amministrativa di Forio e all'interno delle leggi dello Stato oppure